siamo in macchina, c'è Lucone, Gino Prada, c'è la Vipera, c'è Ellie che già la conoscete. Siamo in viaggio di 6 ore. Ma che faccia da Renato Pozzetto? Che sembra proprio Fantozzi. Luca ha fatto un giro che non vi dico per farmi avere delle cose che a sua detta funzionano. Ora, io non so se questo è considerabile. Ma ho preso fuoco! Porca puttana! Minchia, ma da sotto? Sì, sta bruciando il camion. Ci sono alcuni, questo lo fanno in tanti, con l'avvento di TikTok soprattutto, che si mettono, cioè tipo la pump cover, mi pare si chiami, che si imbottiscono prima, si mettono in pump e non si tolgono finché non sono in pump. Certo. Voi siete così? Io lo faccio mille volte. Tu lo fai? E questa è una roba da Sandroni. Io cosa faccio? Io solo quando faccio petto spalle, mi piace coprirmi bene, prima roba il caldo ti aiuta. Quando mi sento bello pieno, tiro fuori la felpa, mi sento un figo della Madonna, tutto pompato, che faccio fatica a camminare. Ma è logico, ma lo fanno tutti. Ma io non lo faccio questo. Ma calisthenics, noi vabbè, noi siamo powerlifting, facciamo powerlifting e un po' power building, quindi sai, ci piace essere grossi, ci piace essere pieni. Ma cioè, ma anch'io faccio le sedute con i pesi, però io vado in canotta. Sì, però ho capito, un po' la pump cover cosa serve? Cioè ti inganna un po', perché logicamente tu quando entri in palestra, bravo, sei molto più, poi magari dei giorni che mangi poco, che cazzo ne so, la mattina sei un po' vuoto, no? Come magari anche determinati integratori di citrullina, arginina, eccetera eccetera, figa, ti fai quattro pompate e diventi il doppio, cioè visivamente sei un'altra persona. Quando togli la felpa, la pump cover, si dice, la gente rimane lì, no? E certo, vabbè, certo. Anche magari lo fanno anche, poi vabbè, è diventata un po' una moda, no? Fanno sta pump cover. È come fare un effetto di magia, perché da che uno ti vede secco tu fai. E le tipe lo fanno sul culo le pump cover, lo sai quella roba lì? No. Le tipe prima gonfiano le chiappe, quindi mettono magari la felpa o la maglietta lunga fino al ginocchio dietro, o la felpa che gli copre il culo, pompano bene le chiappe femorale, poi lo tolgono, per loro la pump cover è quella. E questa è una pratica molto molto usata. Tanto però fa parte dell'egocentrismo alla fine della palestra. Ah, io penso che se vai in palestra. Perché non è sbagliato. Non è sbagliato. Però è oggettivamente. No. Cioè, è bello anche comunque godersi un risultato, piacersi allo specchio. E è giusto anche cercare di voler piacere agli altri, capito? Perché comunque fai una fatica della Madonna. È logico che un po' di egocentrismo ce l'abbiamo tutti. Cioè, non è sempre da condannare, secondo me. Tante volte rimani piacevolmente. Ma c'è di qualcosa da dire? Dicevo solo che tante volte rimani piacevolmente stupito del fatto che magari è un mese che mangi pochissimo, sei in cut, fai un bel allenamento. No, fagli vedere che abbiamo comprato. Guardate cosa. Però, non so se si può far vedere su YouTube. Non so. Vabbè, se la roba. Noi ci proviamo. Forense che è pazzo. Non sapete dove. Allora, Luca ha fatto un giro che non vi dico per farmi avere delle cose che a sua detta funzionano. Ora, io non so se questo è considerabile. No, questo è il meglio del meglio. Levissima allo zinco. Poi ne abbiamo preso anche una al magnesio. Ne abbiamo bevuta metà, sono stato per aria 2 giorni. Fagli vedere bene che. Gira. Cioè, è allo zinco. Cioè, allo zinco, ragazzi. Non so. Cioè, roba che arriva dall'Olanda. Questa con questo qua, altro che pan. 250 trip, 500 pastiglie e due di queste mi hanno mandato mangio. Cioè, tu, Luca, allora. Non è. Non, non fai mistero di fare utilizzo di sostanze, ma cose così, ne hai mai fatto. Io, guarda. Non so. No, io, allora. Cioè, puoi mischiarle. Ti posso assicurare. Magnesio, tipo. Ti posso assicurare che io una roba simile l'ho provata una volta quando sono andato in Olanda la prima volta al Rave, al Dominator, che è il festival più grande hardcore del mondo. E giravano bottigliette di Levissima che più o meno ti facevano quell'effetto qua, no, capito? È stato molto divertente, è stato molto divertente. Però come hai detto prima devi saperla gestire, perché se ti sale veramente la botta della Levissima zinco. Perché se già vai zinco magnesio un po' si bilancia, capito? L'ha presa bene. Solo zinco non va preso, ragazzi. Solo zinco è veramente devastante, ti dà la legnata. Rischi l'arresto cardiaco, la perdita dei capelli, la caduta dei testicoli e ti si allunga le unghie di almeno mezzo metro, ma di colpo, effetto collaterale proprio tipo trasformazione Dottor Jack e Mr. Hyde, famo di qualche minchiata a te. Che Luca le deve ricaricare. Della crescita dell'unghia dei piedi io l'ho constatato su di te. Oh, bevete Levissima, zitto. Te la tracanni così è proprio senza paura. Sei senza ormai paura. Ormai le scarpe, le usi con te. Le ho tagliate lì in autogrill.
poi comunque nelle palestre, cioè, io ci ho fatto caso perché io sono entrato in palestra che ero molto piccolo alla fine, ero minorenne quando sono andato per le prime volte in palestra e adesso sono navigato, via, faccio l'atleta, sai, poi c'ho anche un po' che faccio YouTube, giro le palestre, quindi sono a casa mia nelle palestre, le ho viste così tante e ho notato che c'è una gerarchia, no? Ci sono quelli che le frequentano come me o come te da tanto, che sono a casa loro e quindi non se ne fottono un cazzo di parlare a voce alta, ridere, scherzare, mentre agli inizi tu hai quasi timore, è un po' di timore di reverenza, quasi timore reverenziale verso i più grossi, verso... che in realtà è falso, perché io, cioè, o anche tu, non credo che stai a snobbare uno più piccolo. No, ma è una cosa che viene automatica a loro, secondo me, capito? Sì, che sì, ti vedono così e hanno timore, quindi magari... Ma sai che tanti ragazzi giovani, quanto ci hanno messo... Io quando siamo arrivati in Vitalbano, noi eravamo a Lecco, siamo arrivati là... Vabbè, c'era già la Maggie, quindi 4-5 persone che si allenavano pesante c'erano, c'era già Frigerio che è quello che fa 2,12 di panca. Beh, per il resto, logicamente, questi non avevano mai visto 300 di stacco. Oltretutto, te ne racconto due che ti fanno ridere. Primo giorno che entro in Vitalba, macchina nuova, inaugurazione, macchina nuova di palla dalla Panatta, pulle, 130 kg, caccio su, 1-2 alla terza, la finestra mi ha spaccato il cavo, sono volato per aria, ho fatto una piroletta. Mi sono quasi rotto un piede su una macchina e lui è arrivato lì, io figa sono andato, gli faccio cazzo mi dispiace, scusami, ho caricato troppo, mi fa no guarda che lui è poi Joe, una persona perfetta, però scusami tu perché era fallata però, eh sì, perché c'era una cosa rotta, no? Sistemata, volta dopo vado uguale, l'ho spaccata ancora figa, rispaccato il pull, aspetta, seconda volta che vado in palestra, terza volta che vado in palestra era quel periodo che stavo perdendo tantissimi chili, ero stomaco vuoto, 320-330 di stacco c'avevo su, arrivo a metà, svengo, secco, figa, arrivo giù, picchio una testata giù per terra, palestra piena così. Cos'è il fuoco qua? Cazzo sta succedendo questo? Ha preso fuoco! Preso porca puttana! Minchia, sta bruciando il camion. Sì, sta bruciando il camion. Madonna! E figa, non c'eri nessuno, porca. Sì, poi senti che puzza. Eh sì. Ma dici che chiama minchia qualcuno? Ma penso che li abbia chiamati, mi auguro, però, no? Sì, spero. No, ma sei deficiente, ma io dico. Alla fine non ha messo neanche il triangolino però, no? Ma se l'è scappato, ma porca di, ma stava bruciando quel camion, ma se l'è incontrato. Ma solo sotto il cazzo, solo sotto. Sì, ma te noi. Così perché? E sarà lì, prova a bussargli, dice, oh scusa, ma che stai bruciando? Ma l'hai scesa subito, capito? Ma infatti amore, ma è sceso, ma mica è su, ma sei. Ma secondo te insomma sta bruciando quel camion lì? Ma ma dai, ma amore, ma come fai a dire un po'? Ma cosa vuol dire? Come vuol dire? Ma che cazzo? Ma fa così con quelli che si vogliono insultare, per non ha fatto niente. Ma, ma non ti sta insultando, ti sto prendendo a giro, mi fai ridere, no? Cioè, come fai a vedere un camion che brucia e dire, ma si sarà accorto? No, perché magari un camionista sta dormendo, le ipotizza magari, sì, sta dormendo il si sveglierà senza un po' cucire, un po' come le costine della L, si sveglierà. Quando ha bruciato tutto il camion, no, credo che si sia fermato proprio perché è andato a fuoco. Non credo che abbia pigliato fuoco fermo. Spero che sia già sceso e scappato. Dici scappato addirittura? È scappato lontano dal camion almeno. Cioè, è diventato strano. Ma come la madre, magari pensa il camion. Ho capito. Quindi allontanerei, chiamerei. Quello è scappato, nel senso, sarà andato da almeno 20, 30, 40 metri. Che anche se tocca la benzina, figa, magari, capito. E cazzo ne sai? No, effettivamente sì. Ti prende fuoco la ruota sotto il serbatoio un attimo, eh. Sì, sì. Cioè non mai vista una cazzata, No, no, è vero. Qui era una fiamma appena fresca, secondo me. Noi siamo lontani dal camion o da Roma? Sì, amore, siamo lontani dal camion. Perfetto. È quello che dico. A noi mancano ancora 2 ore di viaggio, signore. Dai, il peggio è andato, 4 sono andato. Peggio è andato, sì, adesso... Cazzo, stavo dicendo che sono bruciato, non mi ricordo niente. Parlavi della Panatta che... No, che hai spaccato le macchine Panatta. No, stavo dicendo che ho fatto lo stacco e sono svenuto. Ah, poi quello lì, è vero. Palestra vero, piena così, sono caduto giù per terra, ho picchiato la testa. Boom, tutti, ti sei fatto male, mi sono alzato in piedi, sanguinavo dappertutto. No, tutto bene, ma mi capita sempre. Ha detto, ma questo qua è deficiente. Cioè, arrivavo giù in ciabatte. No, ma è normale, normale. E questi non avevo mai visto. Oh, ciabatte, Crocs. Ma perché io faccio così, non per fare il figo, farmi vedere, perché petto nudo sempre, mutande mai, pantaloncini che si vede, vedo non vedo. Un petto sì, un petto no. In che senso un petto sì? Un petto pelato, un petto pieno di peli, perché te non sei capace di fare. Ne ho fatte due nella mia vita, non sono stato capace di farle. Quindi tu vai in ciabatte in palestra? Sempre, sempre, sempre.
Adesso è una moda, vanno tutti. Ma io... Cosa hai proprio quelle da americani, no, calze e ciabatte? Mi dà fastidio due cose, le scarpe e le mutande. Giuro, giuro, io non riesco a mettere le mutande, mi danno fastidio. Figlio. Adesso le hai? Ma no, già. Ma mai, mai. Non ho le mutande. Che sensazione strana deve essere. No, ma sai che invece, sai che invece se tu ti abitui a stare senza, figa, se le metti ti dà fastidio. Cioè, certo, almeno a me. A me tipo darebbe fastidio senza, perché sono abituato con... Certo. Che stranezze, pensa te, la vita. Va bene, Lu, perché ti troverai con le palle per terra, ma non che... Fai il tuo mestiere che le palle per terra non dai. Come il reggiseno per le donne, se non lo metti dopo te li trovi in cinture. Ma le tette, ma le mutande non sono reggipalle, amore, ma che cazzo stai dicendo? Ma la mutanda contiene un polpato. Ma perché ti cadono le tette se non metti il reggiseno? Cioè cadono? Diverse correnti. Comunque, alla fine pensandoci, però, noi di norma non avremmo i vestiti nella preistoria, così, quindi però se ci se non cagate di tela, si adatta un po' a un indumento esterno che ti regge al vestiario, sì. Secondo me sì, beh, amore, però un seno pesa molto più di una minchia, cioè, per dire, però no. Penso ci sono minchia, cioè, ok, tu stai, mi stai facendo un complimento, non ho capito. Stai cercando di farmi un complimento, spero. No, o stai cercando di insultarmi? Non ho capito. Per dire. Beh, in tal caso può essere un metodo per allungare. Però lo chiamerebbero mutande, lo chiamerebbero come reggiseno, reggiminchia o reggipalle, invece perché la funzione non è quella. Ma io sapevo che penso anche... che le mutande siano a livello... A livello protettivo, io so, protettivo. Perché per te stesso. Non lo so. Certo, per batteri, credo. Sì, non lo so. Alla fine se ci pensi... Perché cazzo le mettiamo le mutande? ma un po', allora, un po' igiene. Igiene sicuramente. Igiene per no. Te e per gli altri. Ma perché te quando scorreggi, se no sporchi la braga, così sporchi le mutande. Il mio esempio, grazie. Ma amore, ecco. C'è un po' di acqua. Salutiamo. È stata... Cazzo, che faccia da Renato Pozzetto? Che sembra proprio Fantozzi. Ma poi ci assomigli effettivamente. Se non vuole, vada qua, figlio. Me la meno anche che sembra Fantozzi. Fantozzi muscoloso dopato. E adesso andiamo a Roma, giriamo due o tre video con dei draghi pazzeschi. C'è giù, chi è che c'è giù? Adesso possiamo dirlo. Allora, sì, perché sono video qua. Alle parte che guardiamo allora dopo. Allora, però non lo so, sai, perché. No, vabbè, lo metto prima, però adesso si può già dire. Dai. Allora, stiamo andando a girare con vabbè, ci beccheremo con Simo Power e Filippo Pici. Che tu non hai mai conosciuto dal vivo. Yes. Entrambi non hai mai conosciuti. E Filippo Pici, tu sei bello contento di conoscerlo, perché sono contento, mi piace Pici. Ci piglieremo subito una bella litigata sul doping, non doping. Ci arrivo lì prima, gli do una testata. No, scherzo, l'ho sentito Filippo. Mi sa che è una persona, guarda, per quel poco che l'ho sentito, quel poco che l'ho conosciuto, mi sembra una persona socievolissima, sì, è intelligente. È stra tranquillo. Sì, è un franco. Sono proprio contento di conoscerlo, guarda. E gireremo insieme a Andrea La Rosa, che io non ho mai conosciuto di persona, e Matteo Spinazzola. Matteo Spinazzola è un personaggio interessante perché fa tutte cose molto particolari, ha una filosofia di allenamento tutto sua, si inventa gli esercizi letteralmente. Quali dei due, uno dei 5 migliori al mondo che mi dicevi? Perché io calistenia non capisco. La Rosa è tra i migliori al mondo. Allora, adesso non gareggia più, non fa più gare, ma è comunque fortissimo, e al tempo, quando gareggiava, era letteralmente, è stato anche per un periodo forse il più forte a livello mondiale. E lui che chiamavano lo Yuri, che chi... Sì, lui è una sorta di nuovo Yuri Keiki, anche la conformazione fisica. Io Yuri Keiki, vabbè, l'ho visto di persona, sono tutti e due bassini, molto forti, però Yuri Keiki è anellista e basta, cioè lui fa ginnastica artistica. Andrea La Rosa invece è nel calisthenics, però è parallelo, diciamo, sì, cioè, sì. Sono due figure parallele che spaccano molto nel loro ambito. Poi settimana prossima giriamo il video di stacco, lo diciamo questo, non lo diciamo? Sì, no, diciamo. Diciamo, ci sarà Matteo Marzolla, Alessandro Castelli, Andrea Invernizzi, Lingua, Mauro Sauro, Maurone, io, Elli, un po' di miei amici, e basta. Anch'io ci sono. Sì, vabbè, poi c'è fuori scherzo per il cazzo. No, vabbè, lui non stacca, cazzo che stacca. No, facciamo staccare anche lui, gli mettiamo anche il corpetto. E gli mettiamo il corpetto giù qua, forse, perché ce li abbiamo qua i corpetti. Allora, se riusciamo lo faremo anche qua, magari noi speriamo di riuscire a intralazzare La Rosa col corpetto. Speriamo di riuscire, non sappiamo se è ben disposto o meno. Bisogna anche vedere se gli va bene. Magari gli girano le palle, dice no, io ste robe non le faccio. Io sono natural, quindi... Io con Dopati non voglio avere che fare. Come la WADA, adesso hai visto le regole nuove della WADA oggi? No. Sono uscite le regole che praticamente... Non voglio avere a che fare con i Dopati. Guarda che è una roba del genere, cioè discriminatorio al massimo praticamente.
se tu gareggi, allora a parte la minchiata stratosferica, vietato ai dopati. Se tu fai una gara non testata per 11 mesi non puoi fare una gara in IPF. Cazzo di senso ha? E poi se vuoi dargli un senso, ecco, te l'ho anche mandato, se fai una gara non testata, se tu fai una gara di powerlifting non testata non puoi gareggiare in IPF, FPL, FPL non lo so adesso se passerà anche, per 10 mesi. Cioè praticamente ti dicono voi potete tutti, praticamente cosa vuol dire sdoganare il doping? Vuol dire voi potete doparvi tutti, perché se io faccio la gara non testata e tu mi dici non puoi farlo per 11 mesi, cosa vuol dire? Che io mi sono dopato e non me la fai fare per 11 mesi perché mi deve passare l'effetto, quindi tutti potrebbero farlo, scusa, cioè quindi chiunque può doparsi, non doparsi per 11 mesi e poi fare la gara, che sarebbe quello che secondo loro succede se fai una gara non testata, capisci il ragionamento? Sì. Arrivano lì natural, tra virgolette. In più, super discriminatorio, adesso dopo me le rileggo bene queste cose, com'è che era la storia, Ellie, che praticamente tu non puoi avere nessun tipo di contatto con uno, non può essere... Come? Non puoi essere seguito da un coach. Ma che cazzo gliene frega allora? Ma poi come fanno a saperlo? Cioè, capito? Cioè, non puoi avere un coach. Ricorda le regole COVID, tipo, no? Non sì, puoi sì, una roba che non sta dicendo. E poi c'era anche quell'altro dell'allenamento: non puoi allenarti con qualcuno che è stato beccato dalla UAE. Cioè, se io sono in palestra e mi arriva là, vabbè, non ti faccio un nome, cioè, se tu, perché io sono dopato, se tu sei lì, arriva questa qua, tu sei nella stessa palestra, non puoi fare la gara. Cioè, ma che cazzo stanno dicendo? Questi sono andati fuori. Ed è scritto nel regolamento. Oddio, dopo te lo faccio vedere, lo mettiamo anche qua. Non posso gareggiare in una gara. E oltretutto, se tu sei stato beccato una volta dalla WADA, tu non puoi più seguire nessuno. Cioè, tu sei l'allenatore più bravo del mondo. Sì, ti sei dopato perché fai delle scelte, eh? Qualche ragazzo dice, io voglio farmi seguire da te perché pure che ti hai fatto delle scelte sei il migliore. No, non puoi farlo. Non puoi essere ufficialmente collegato a lui. Non so se sono già regole... Però ho visto oggi la comunicazione, è uscita oggi la comunicazione, penso che, a parte che sono super discriminatorie perché allontani la gente dalle persone, capito? Sì, crei proprio una setta. Cioè cosa vuol dire che scusa questa gente? Allora una che è stata beccata dalla WADA, cosa deve andare a allenarsi nel garage perché se va in palestra? Cioè questa entra... Ma crei la paura sul dopato. Aspetta, ma quindi cosa vuol dire? Che se questa persona entra in palestra e ci sono lì dei powerlift che vogliono fare, devono uscire? Non ho capito. Fatemi capire, perché io questa roba qua sono rimasto un po'... Dopo la mettiamo qua... Vabbè, sicuramente sarà un po' scritta male, sarà mal interpretabile. Ah, magari io non sono un grande lettore, però c'era anche il prof oggi, il mio amico che alleno, che è professore, l'ha letto tutto e il senso è questo, eh. Cioè, è veramente una roba che, boh, quando l'abbiamo letto siamo rimasti lì tutti un po', ma che cazzo dicono questi? Vabbè, ragazzi, cambiate il suo regolamento, detta in soldoni. Sì, non penso che regge. Vabbè, adesso dai, lo scriviamo io e te un attimo, glielo mandiamo. Sì, lo scrivo io il regolamento alla Wale. Se mi sono concentrato come Renato Pozzetto. Adesso Renato Pozzetto. Tutti i video. No, ma prima era Villaggio. Vedo. Ah, scusa, Villaggio. Sai che io non lo ascolto. Vabbè. Faccio finta di ascoltarlo. Va bene, ragazzi, vi auguriamo... un buon proseguio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.